Perché il momento musicale ce lo racconti tu? Sì, abbiamo immaginato, ecco, di voler continuare quel festeggiamento che è stato interrotto a Matteo Di Candia. Lui era seduto a un tavolino di quel padre, stava festeggiando il suo onomastico. Oggi è San Matteo, lui si chiamava Matteo. Stava semplicemente festeggiando con degli amici, come potrei fare io, come potresti fare tu. È stato interrotto bruscamente, la sua vita spezzata lì. È stato chiaramente la violenza non solo operata a lui, ma anche alla sua famiglia. Immaginate la brutalità di questa mafia che entra improvvisamente nella vita di una famiglia normale, una famiglia comune. E quindi, ecco, ci piaceva immaginare che oggi, a distanza di 20 anni, noi non solo facciamo memoria di questa storia, di questa persona, ma continuiamo il suo festeggiamento. Chiaramente con rispetto, con la più grossa, come dire, no, il nostro vuole essere una forma di affetto a Matteo e alla sua famiglia, per dire veramente che lo portiamo nel cuore, che lo ricordiamo non solo oggi ma nella nostra quotidianità, e la memoria vuol dire impegno, cioè vuol dire che ci impegniamo a fare in modo che questo non succeda più, che non succeda a nessun'altra famiglia di vivere un evento così drammatico in un giorno che doveva essere un giorno di festa. E quindi la musica per noi vuole essere un modo di per restituire dignità ad una storia e per continuare un festeggiamento.
quindi vedete sempre in club da pianista su una chiudiamo con questo.